Raga, questo è stato uno degli eventi più fighi che Fortnite abbia mai visto. E tantissima gente ha detto che non è così, ma secondo me si sbaglia, perché per me è stato fighissimo. Soprattutto perché me lo stavo per perdere. Infatti ho detto, vabbè dai, mancano 2 minuti, esco dalla partita precedente e entro in una nuova lobby. E ci ho messo tantissimo a caricare, tanto che praticamente quando l'evento è partito io mi sono perso i primi tipo 5 secondi, che non sono niente in realtà, è semplicemente il mostro che esce dall'acqua, ma veramente è stato assurdo. Vi lascio il video, se non l'avete visto è stato sicuramente un evento che cambierà un po' le sorti di Fortnite. Anche perché il robot, non vi dico che fine fa, ve lo dico dopo, a fine video vi dico le mie conclusioni, secondo me è quello che succederà più in là nella storia di Fortnite e che cosa appunto avverrà. Quindi ora vi lascio al video dell'evento e poi vi dico le mie conclusioni. Dimmi, dai, ti prego, ti prego, ti prego, 1 minuto e 23, dai, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, veloce, 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 fammi entrare, vecchio, fammi entrare. Sono in game, 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 raga, tranquilli, sono in game. Raga, eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì. Oh mio Dio, ma che cos'è sto mostro? No, no! Oh mio Dio! Ma che cos'è sto coso? Ma un occhio solo! Ma che schifo un occhio solo! Ma va schifo allora! Ma... ma... oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Guardalo il robot! Oh mio... beccati queste, maledetto robot, che non sei altro. Vai raga, vai raga. Adesso mi sistemo su questa antenna tranquillissimo. Questo è un bel problema. Oh my god. Continua a prendersi le botte questo tipo. Vai, 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 vai. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Aspettate un attimo, raga, aspettate un attimo. Ok. Boia. Guarda che carica. Dove vai? Vai nello spazio. Ehi, si sono tuffati in acqua, ehi, che è sta storia? Cosa ha distrutto il mostro per ora? Cosa ha distrutto il mostro? Ha lasciato altre orme? Il robot sta tornando. Il robot sta tornando. Ma non può essere finita così. Non è finita, raga. Non è finita, raga. Non è finita, raga. Non è finita per niente. Eccolo qua, infatti. Oh mio Dio. Oh, oh, oh. Questo non è bene. Questo non è bene. Gli sta rompendo il jetpack. Lo sta mangiando. Questo non è bene per niente. Il robot ha distrutto il braccio. Il ro... sì, il robot ha il braccio spaccato. Cavolo. Oh oh. No, il cavo. Il cavo. Il cavo. Il cavo che alimenta pinnacoli. Cos'è sta storia? Tirati su, bro. Fagli il culo che è ancora è strafullato di energia. Deve fargli il culo. Onda energetica. Sta diventando un Super Saiyan God. Tiraglielo in bocca. Tiragli un pugno in bocca. Bravo. Questo è il famoso pugno in bocca di cui parlo sempre. Bravissimo il robot. Questo è il pugno in bocca di cui parlo sempre. Maledetto. Però ho solo un braccio adesso. E io ho perso il mio cappello. Cosa sta facendo il robot? La spada! La spada! Infilagliela in testa, bro! La spada! Oh oh! Sta facendo un'altra onda energetica quel robot! È finita! È finita! Addio, Cactus! Il nostro caro robot ci ha salvato il culo! Ehi! Ma che... ma sta veramente spazzolando! Ma sta spazzolando, raga. Ma... ma...
Dove va? Dove vai? Verso l'infinito e oltre. Ma dove va adesso? Ma mi scusi lei, dove sta andando? Ma che... Ma dove è andato il robot? Finito... Raga, finito così, easy. Ma tutto qua? È finito? Raga, ma vi rendete conto che mi sono perso il... Cioè, mi stavo per perdere l'evento di un pelo. Qua c'è ancora il vento, sì, c'è ancora. Sì, c'è ancora il vento, pacco. Posso interagire in qualche modo? No, non posso avvicinarmi, raga. Non posso avvicinarmi in nessun modo. Che sta succedendo? Ma pinnacoli? Pinnacoli, tutto a posto? Neo inclinata, tutto a posto? Sì, è tutto a posto. Cioè, in pratica l'unica cosa è sto coso qui adesso. Come vedete nello shop sono uscite delle nuovissime cose apposite dopo l'evento, ossia la distruttrice combinata, che è appunto la spada che il robot tira fuori. Come vedete è un piccone doppio. Secondo me è fighissimo, ci sta tantissimo con la skin singolarità fatta apposta appunto. Set duello finale, vi consiglio tantissimo di shopparlo perché non penso che tornerà nello shop. E finalmente, finalmente signori, spazzolata nello shop. È una spazzolata un po' tarocca, è una spazzolata un po', diciamo, fatta apposta per chi non ce l'ha. Sicuramente un sacco di gente la shopperà, perché appunto alla fine è sempre spazzolata con una sola mano, ma vabbè. Vi ricordo sempre che se volete supportarmi come un creatore, inserite il codice OctiPFI scritto tutto maiuscolo come vedete qua sotto, per sostenermi nei vostri acquisti. Quindi se volete comprarvi il set squadra mecha, distruttrice combinata, la squadra mecha mimetica e l'ordinaria amministrazione, che sono tutte cose che secondo me non torneranno più perché fanno parte appunto di questo evento qua e non torneranno più, vi conviene shopparle adesso mai più. Quindi se le volete tantissimo, pregate i vostri di comprarle adesso, altrimenti non mai più. Cosa succederà più in là nel futuro della storia di Fortnite, secondo me? Secondo me il robot tornerà. Il robot tornerà perché è andato nello spazio non a caso. E sicuramente quando meno ce lo aspetteremo nelle stagioni future, anche magari tra 5 stagioni, il robot tornerà. Io non lo metto in dubbio questo, io non lo metto in dubbio. Tantissimi di voi poi suggeriscono che la prossima season sarà nella luna, cosa che può essere, non abbiamo prove di ciò. E il Nexus che si è aperto, chissà cosa starà a significare. Ci sono state dei leak di pinnacoli in Blackout. Vedremo se appunto entro la fine della stagione, che mancano ancora 11 giorni appunto, vedremo appunto pinnacoli in Blackout. Però non so altro. Voi fatemi sapere cosa ne pensate di questo evento, se vi è piaciuto oppure no, cosa doveva essere meglio e cosa no. Per il resto, beh raga, godiamoci la fine della stagione 9 di Fortnite.